Ecco finalmente, da Fabio Liotta, le lezioni di dizione tanto richieste. Iniziamo la prima lezione con un esercizio di masticazione e articolazione. Si intitola Margravio. L'esercizio va eseguito inizialmente con una scansione sillabica in maniera da riuscire a emettere totalmente i suoni di vocali e consonanti. Leggerò lentamente, quindi se riuscite a scrivere, prendetelo anche come dettato, lo scrivete e poi potete fare l'esercizio. Le dispense le pubblicherò su Facebook, poi successivamente potete trovarle anche nei vari album miei sotto forma di file foto. Iniziamo. Il margravio imperscrutabile ondeggiava al vento ostinato di autunno, come un asse ancora malfissato al legamento del tronco, ondeggiavano in dotte ottusità, senza chiedersi questo o quello, come se persuasi dell'intima verità dell'andamento costante delle cose. Niente è così bizzarro come la similitudine dell'ottimo e del massimo col pessimo e col minimo. È un verbalizzare una traccia di cui si ignora il significato. Ostinatamente e volutamente irreperibile nell'impeto di una semplicità unica, quando è dovuto e quando si può, la necessità impegna a aggredire la realtà e a alienare il massimo a vantaggio della chiarezza. Abito incline a ogni azione, è impossibile aversi almeno a ottimi inizi e il progresso è spesso indice di autori ignoti e anche umani. Stare con se stessi è spesso la strada più stretta per difendersi dallo stillicidio della vita esterna. È intravedere stretti legami con la struttura dell'attore, spesso dotato di tutte
il doloroso status del suo stato. È tutta troppo stretta la struttura di chi sta steso su distese spaziate da stanchezze strane e spesso sconcertanti. Questo è l'esercizio. Per oggi vi do gli accenti della pronuncia italiana. Dunque, aspettate un attimo. Abbiamo nella lingua italiana noi due tipi di accenti. Un accento viene detto grave ed è quello che allunga e allarga il suono della vocale ed è questo, si mette sulla lettera così. Poi abbiamo l'accento acuto che è quello che accorcia e restringe il suono vocalico, che è questo, e si mette così sulla lettera da accentare. Alcuni esempi: l'accento grave, per esempio, bene, sempre, aperto, accento. Poi come accento acuto, sembra, velo, vergine, stretto, eccetera, eccetera. Nella scrittura abbiamo quindi 5 vocali di solito, mentre invece nel parlato le vocali diventano di più e sono la A, la E chiusa, la E aperta, la O chiusa e la O aperta, ovvero A, E, I, I, O, U, U. Questa è la prima lezione. Vi saluto e dalla prossima lezione iniziamo con le regole della E con accento grave. Un bacio, buona giornata.